Lo scrittore Peter Underwood, ormai sessantenne, si dedica da ben 40 anni alla caccia dei fantasmi. Nella sua veste di presidente del Ghost Club, noi diremmo il club degli spettri, Underwood ha verificato oltre 2000 fenomeni paranormali, o presunti tali, giungendo alla conclusione nel suo ultimo libro intitolato No Common Task, cioè un compito poco comune, che nel 98% dei casi si trattava di fenomeni del tutto naturali, interpretati da gente emotiva oppure di trucchi organizzati da professionisti dell'imbroglio. Tutte le sere Underwood porta a spasso il cane nel cimitero di Bentley, il paesino dello Hampshire nel quale vive. Peter Underwood, mi dica un po', ma come fa lei a distinguere i fenomeni che possono avere una spiegazione logica, naturale, magari di natura fisica, oppure i trucchi, da quelli che invece lei stesso definisce paranormali o addirittura sovrannaturali? Well, we go to the place where... Anzitutto ci rechiamo sul luogo e parliamo con chi crede di aver visto il fantasma. Spesso, prima ancora che i testimoni finiscano di parlare, i miei colleghi ed io abbiamo capito che non occorrono ulteriori indagini. A volte si tratta di una pura illusione ottica o fonica o di una suggestione del subconsciente. Approfondiamo le ricerche se vale la pena. Se ad esempio in alcuni punti centrali di una casa si verificano forti abbassamenti di temperatura, per misurarli usiamo termometri speciali. Abbiamo registratori molto sensibili per ogni sorta di rumore, anche un semplice soffio. Se poi vi sono testimonianze di apparizioni spettrali o di ectoplasmi, ci serviamo, se possibile, della fotografia. Scartata ogni spiegazione naturale, accettiamo la possibilità che si tratti di un effettivo fenomeno paranormale. Nell'attività dei medium i trucchi sono infiniti. Per rendere più suggestive le sedute spiritiche, molti medium fanno sventolare lenzuoli appesi o dipingono mostri e figure spettrali. In una stanza buia o poco illuminata, l'imbroglio è facile. Parlando di trucchi, ricordo che 40 anni fa due ragazze inglesi produssero delle foto assai convincenti di piccole fate che giuravano aver visto volteggiare attorno ad esse. Per 40 anni il fenomeno è stato preso sul serio ogni qualvolta si ripeteva. Solo di recente, dopo la morte di una delle due, la sopravvissuta si è pentita del trucco e ha ammesso l'imbroglio. Ci si può ingannare con estrema facilità. Basta uno spiffero per muovere una tenda e un effetto lunare sul vetro della finestra o su di uno specchio d'acqua. E poi succede che i ragazzi si inventino delle visioni magiche per attirare l'attenzione dell'intera famiglia. Eliminate all natural possibilities. Capisco, il cacciatore di fantasmi deve avere una notevole abilità e soprattutto un'ampia esperienza, come appunto mi sembra sia il caso suo. Mi può citare qualche caso di fantasma, diciamo, genuino? Un esempio classico per me è quello dei fenomeni, fra i quali l'apparizione di una monaca defunta, che si sono verificati nella Borley Rectory, una parrocchia anglicana nell'Essex, fra il 1863, quando fu costruita, e il 1939, quando venne distrutta. Ebbene, quattro successivi occupanti hanno riferito degli spettri visti e mostrato i messaggi scritti sul muro o su carta da mani davvero invisibili. Vi sono altri fatti inspiegabili, quale quello accaduto nell'interno del Museo Marittimo di Greenwich, dove un ex sacerdote anglicano e la relativa moglie, gente che non si era mai occupata di fantasmi, visitando il museo scattarono una fotografia della magnifica scala a chiocciola e quando la foto fu sviluppata scoprirono in essa uno spettro che saliva per i gradini. Il fotografo ufficiale del museo, che non credeva ai fantasmi, tentò più volte di riprodurre quel sensazionale effetto usando come soggetto una persona vivente, ma senza successo. Un'altra storia affascinante è quella recente di due inviati della rivista Country Life che si erano recati a Raynham Hall nel Norfolk. Mentre montavano le apparecchiature per fotografare l'interno di Raynham Hall, l'assistente sentì strani rumori per le scale. Fotografo e assistente vollero immortalare quell'istante. Fotografarono in effetti una figura umana quasi trasparente che scendeva le scale. Va bene, ma un fantasma lei come lo definisce?
Esistono diversi tipi di fantasmi. Alcuni sembrano di natura violenta, ma la maggior parte si manifesta in maniera pacifica, anzi con una certa indifferenza verso gli esseri umani viventi. Conosco gente che si è abituata all'idea di avere un fantasma in casa e ci vive insieme come se il vero o presunto spettro facesse parte dei beni di famiglia. Fra gli spettri violenti o rumorosi vi sono i poltergeist. Nei fenomeni connessi si sprigiona una certa energia. Diversi fenomeni paranormali forse si potrebbero spiegare identificando i fantasmi con una manifestazione di energia elettrica o elettromagnetica che è stata emessa e lasciata in un luogo da una persona che vi ha vissuto a lungo, magari felicemente, o vi è morta in circostanze tragiche. E i vampiri? Vi sono infine i cosiddetti vampiri, sui quali ho scritto un libro, ammettendo di essere stato da principio molto scettico, ma di avere cambiato idea verificando alcune testimonianze interessanti. Fra queste, quella di Elizabeth Wotali, una ragazza di origine mitteleuropea, che riuscì a dimostrarmi di essere stata attaccata mentre era sola nella propria dimora di Hampstead a Londra da un vampiro che le aveva lasciato sul collo i segni dell'inconfondibile suo morso. Vi è certezza che nelle ore in questione nessuno è entrato e uscito da quella casa. Le sue spiegazioni sono state veramente interessanti. Però mi consenta di rimanere scettico. Ognuno ha il diritto di pensare a modo suo. Grazie. Thank you. Mr. Paternostro? Mr. Paternostro, ma dove è andato a finire?